Salve a tutti utenti di YouTube, benvenuti su Ares Creative Studio TV. In questo tutorial vi mostrerò come emulare una gloria videoludica del passato sul vostro computer. Infatti, questa era dettata da sistemi operativi a 64 bit, ha definitivamente tagliato i punti con il supporto dei vecchi software che giravano sotto MS-DOS. In questo modo abbiamo perso la possibilità di giocare con capolavori quali Prince of Persia, lo storico picchiaduro della Midway Mortal Kombat o la grande saga sportiva del calcio Sensible Soccer. Fortunatamente sono nati molti software di emulazione che ci permettono di far girare queste vecchie glorie sui computer di oggi, e il migliore in circolazione è senza dubbio DOSBox. In questo video vi mostrerò come installarlo e come usarlo. Per prima cosa recatevi all'indirizzo www.dosbox.com. Dopodiché entrate nella sezione Downloads e qui avrete la possibilità di scaricare la versione che meglio si adatta al vostro sistema operativo. Nel mio caso scaricherò la versione per Windows. Una volta scaricato il file, lanciate l'installazione. L'installazione di DOSBox è molto semplice, vi basterà seguire le videate che compaiono sullo schermo. Perfetto, abbiamo installato il software. Ora, prima di avviare DOSBox, vi consiglio di salvare, per questioni di semplicità, le cartelle direttamente su C o su comunque l'unità di disco che avete come unità disco predefinita. Vi consiglio di creare una cartella molto semplice, nel mio caso ho creato DOS, e al suo interno di salvare i giochi con cartelle con nomi molto brevi. Capirete successivamente il motivo di questa scelta. Perfetto, una volta impostata la cartella dove abbiamo salvato i giochi o i software che intendiamo emulare, possiamo avviare DOSBox e così capire il suo funzionamento. Perfetto. Di fronte a voi avrete questa schermata molto semplice in shell di comando stile MS-DOS, appunto. Ora, per poter accedere alla cartella che abbiamo visto prima attraverso DOSBox, dobbiamo inserire il seguente comando: mount c, lasciare un breve spazio e inserire c, due punti, slash, e il nome della cartella all'interno di C dove abbiamo salvato i nostri file o i nostri giochi che intendiamo emulare. Perfetto, abbiamo caricato la cartella di nostro interesse. Ora, per poter accedere all'interno di questa cartella, dobbiamo digitare il seguente comando C, due punti, e dare invio. In questo modo ci troveremo all'interno della cartella che ci interessa. Ora, per poter esplorare approfonditamente questa cartella dobbiamo inserire la parola chiave dir e dare invio. In questo modo avremo un elenco delle cartelle contenute all'interno della cartella DOS. A questo punto dobbiamo emulare il gioco. Come esempio per questo tutorial emuleremo un classico dei videogiochi di fine anni 80, Prince of Persia. Prima di tutto carichiamo la cartella come abbiamo visto prima. In questo caso già l'ho fatto per velocizzare le cose. Poi inseriamo il comando cd, seguito dal nome della cartella, in questo caso pop. Con questo comando saremo all'interno della cartella di Prince of Persia. Utilizziamo un'altra volta il comando dir per scorgere i file e andiamo a cercare il file .exe, in questo caso Prince. Digitiamo Prince e diamo invio. In questo modo avremo emulato Prince of Persia. E quello che posso dirvi è buon divertimento con DOSBox. Oltre a Prince of Persia, ovviamente tramite DOSBox possiamo caricare altri giochi o anche altri software sempre legati all'era MS-DOS. E per questo motivo vi consiglio tre siti molto completi che vi danno la possibilità di scaricare questo tipo di software. Il primo è Abandonia, il quale è un sito di lingua inglese che vi fornisce una divisione per giochi, per genere, e un buon motore di ricerca interno per scaricarlo. Qui potete vedere la pagina principale. In questo caso possiamo vedere l'esempio qui all'interno dei games, un grandissimo database in ordine alfabetico.
Un altro sito che mi sento di consigliarvi è My Abandonware, il quale è sempre di lingua inglese, vi fornisce una navigazione per nome, oltre a beh, motore di ricerca interno, una navigazione per nome, per anno, per genere, per tema, per publisher e per developer, oltre a fornire alcune cose come servizi aggiunti come la classifica top 15 dei giochi più scaricati oppure dei più recenti inseriti. E l'ultimo che mi sento di suggerirvi è nostrano e si chiama Lost Games Abandonware, il quale all'interno possiamo trovare la classica divisione per generi o una divisione per ordine alfabetico. Detto questo, penso di aver detto tutto su come utilizzare DOSBox. Se avete qualche domanda o qualche curiosità, contattatemi tramite il mio canale o tramite il sito ufficiale horacecreativestudio.it. E se il video vi è piaciuto, vi ringrazio se mi mettete un mi piace, se lo condividete o se vi iscrivete al canale, in modo tale da darmi l'input a crearne di nuovi. Per ogni critica, per ogni appunto, lasciate un commento di sotto al video. E il vostro Horaz vi auguro un saluto, spero che il video vi sia stato utile. E alla prossima! Ciao a tutti!